Radio Radicale, siamo con l'ex presidente della Camera Laura Boldrini per parlare del dibattito che c'è stato oggi sulla Siria. Allora, Di Maio è stato chiaro, lui vorrebbe bloccare la vendita delle armi alla Turchia, ma vorrebbe farlo con un decreto interministeriale come aveva fatto la scorsa settimana con Bonafede per rimandare i richiedenti asilo in Ucraina dove c'è la guerra del Donbass? Allora, intanto sì, lo strumento l'ha indicato come un decreto interministeriale, ma la cosa buona è che ha aperto su questo punto, che non era scontato, in quanto non credo che molti altri partner europei abbiano affermato di bloccare anche i contratti che sono in essere in questo momento. Quindi se si riuscirà a fare questo sarà un ottimo risultato. Io mi auguro di sì e ho cercato di far presente al Ministro nel mio intervento in aula l'importanza di non rimandare. È ora che si deve fare, non quando magari già tutto si è svolto. Quindi bloccare la fornitura, l'abbiamo già fatto per la guerra in Yemen, quindi abbiamo già bloccato anche i contratti in essere, contratti di armi in essere con l'Arabia Saudita, quindi si può fare e l'abbiamo spronato a andare avanti in questa direzione, la strada giusta. Dopodiché vediamo anche di riuscire il prossimo Consiglio europeo a avere un po' più di contenuti in merito all'azione da intraprendere, perché certamente il primo passo è stato fatto a livello europeo, per fortuna all'unanimità, e non era neanche questo scontato, però bisogna andare oltre, bisogna andare avanti, bisogna considerare possibili sanzioni, bisogna considerare forse anche l'interruzione dei contributi alla Turchia che erano stati negoziati per il trattenimento dei rifugiati siriani. Non bisogna soccombere ai ricatti di Erdogan, cioè l'Unione Europea che ha ancora 28 Stati membri non può veramente soggiacere a una figura come Erdogan che ultimamente appunto non rispetta neanche più i principi democratici. Penso che sarebbe una macchia molto grave se noi accettassimo l'invasione di uno Stato nel territorio di un altro senza mettere in campo tutte le misure previste dal diritto internazionale. Qualcuno sottolineava la contraddizione che mentre noi ci apprestiamo con un decreto interministeriale a bloccare i contratti in essere, l'Italia resta alleata della NATO con la Turchia e mantiene delle truppe lì. Io ho chiesto che le truppe italiane vengano ritirate prima della scadenza. La scadenza è per dicembre, ho chiesto che vengano ritirate prima, immediatamente, per dare proprio un segnale dell'urgenza. Dopodiché, sì, la Turchia è membro NATO e la NATO dovrebbe anche essere un po' più risoluta nelle proprie affermazioni, non come appunto Stoltenberg ha fatto, in modo molto blando richiamato il senso di proporzionalità dell'uso della forza, ma qui non c'è un'azione difensiva, qui c'è uno Stato membro che non si è difeso ma ha attaccato, e la NATO si basa su altri principi, non su quella dell'attacco. Certo. Per quanto riguarda la Russia, lei che cosa auspica che faccia Putin? Ma intanto che la Russia si è ricavata uno spazio bello consistente di influenza regionale, ha giocato un ruolo anche in assenza di altri partner, perché abbiamo visto che Trump di fatto non ha mai avuto una posizione molto chiara, no? Anche l'ultima, la decisione di ritirare i propri uomini. È stata una decisione estremamente cinica, perché questo poi ha dato il via libera alla Turchia per intervenire, e tradendo quel popolo curdo che in alleanza con gli Stati Uniti era riuscito a arginare appunto l'offensiva e anche l'avanzata di Daesh nella regione. Ecco, quindi Putin, in mancanza di una politica chiara da parte degli Stati Uniti e dagli altri partner, si è allargato e ha condizionato molto l'esito di questa vicenda. Adesso i curdi sono arrivati a dover chiedere aiuto a Damasco, ad Assad. Questa è l'ironia della storia, l'ironia della sorte, no? In quanto unico baluardo a protezione dei confini territoriali. Ecco, questo significa che Rojava però molto probabilmente dovrà rinunciare a quel disegno di autonomia
che era riuscito a portare avanti in un modo unico, con un esempio democratico molto raro nella regione, di rispetto delle diversità, dove più confessioni convivevano pacificamente e con ruoli politici e istituzionali uomo-donna. Ecco, quindi questo esperimento, che doveva essere fortemente salvaguardato perché proprio esempio, rischia adesso di naufragare, perché chiaramente Assad, se interviene, vorrà poi delle garanzie da parte curda che questo disegno venga ridimensionato. Ringrazio l'ex presidente della Camera Laura Boldrini del Partito Democratico.